A Bar che si tiene l'iniziativa, la canzone popolare come incanto, racconto e canto, organizzata da Villa Castella, che vede la partecipazione di Gastone Pietrucci, che è il leader della Macina. Come ha avuto vita questa iniziativa di oggi? Ma questo dagli organizzatori di Villa Castella, che fanno un grande festival in estate, hanno pensato di fare questa serie di incontri nei palazzi aperto al pubblico, e quindi mi hanno chiesto di fare questo incontro, ma già uno l'abbiamo fatto domenica scorsa, dove io ho parlato degli informatori, di come ho conosciuto dell'inizio del mondo popolare, della mia ricerca. E quest'oggi invece facciamo un'altra ricerca che ho fatto nella Filanda, faremo i canti della Filanda Jesina. In una casa aperta, ecco, con un'atmosfera incredibile, perché sono 40, al massimo 50 persone che sono qui ad ascoltarti in acustica, dove non c'è nessuna amplificazione e dove c'è un'atmosfera bellissima, poi in questa e poi alla fine c'è una degustazione che vedi che non fa mai male. Beh, certo. Ma ci può raccontare anche come è nata la sua passione per il canto popolare? La mia passione è nata tanti anni fa, dopo aver visto uno spettacolo a Spoleto, Bella Ciao. Io ero giovane, ho avuto una folgorazione, ho scoperto la musica popolare e poi piano piano ho cominciato a ricercare la musica popolare nella mia terra, nelle Marche, e da lì non mi sono fermato più. Quindi immagina che il gruppo La Macina ormai ha 46 anni di attività, quindi è una ricerca che parte da più di 40 anni fa. A ritrovare le nostre radici musicali, che poi è diventato lo scopo della mia vita, perché la ricerca e la Macina ha completato il tutto, perché poi scopri un mondo incredibile, perché il mondo della tua terra, quindi è diventata anche una malattia, ecco, perché io dico sempre, per fare certe cose ci vuole sempre una follia, un folle, no, che fa, e questa una sana follia, sana follia, sana follia. Immagino che però dietro ci sia un grande lavoro. Sì, c'è un grande lavoro di ricerca. Io mi sono laureato anche su Urbino, su una tesi sulle tradizioni popolari. C'è una grande ricerca, una grande. Sì, niente data al caso, ecco, naturalmente. Perché dico sempre sì ai giovani. Sì, partite da un modello, no? Un modello ti può ispirare, ti può copiare, però partito col modello poi bisogna camminare con le proprie gambe. Quindi il mondo popolare bisogna ricercare, non sui libri, sui dischi degli altri, ma bisogna ricercare tra la gente. Non è facile, ma poi dopo, se tu riesci a entrare, è un mondo che ti apre un altro mondo, credimi, incredibile, incredibile. E io sono felice, perché quello che voi ascoltate è tutto materiale trovato da me. No, niente da altri, insomma. Io canto una canzone e ho davanti agli occhi la donna che me l'ha cantata, l'uomo che me l'ha cantato, ecco, hai capito? È un patrimonio che potesse essere perso, perché se io non io ho fatto tanto e poco, perché immagina informatori che io quando ho iniziato erano già anziani, quindi stavano morendo, quindi era un mondo che io sono riuscito a almeno a registrare, capisci? E a far conoscere. Stasera, per esempio, con le Filandare tu ascolterai una parte del loro repertorio immenso, di queste donne che cantavano tutto il giorno con un lavoro durissimo, provano la forza e la voglia di cantare, ma con un repertorio vasto che va dalle ballate, pensa dal 1500 fino ad oggi. E ricordati che tutto questo che noi cantiamo, ecco, registrato, è stato trasmesso oralmente. La Macina l'ha trascritto oralmente, che correva il rischio di dopo il 60 di perdersi tutto, questo oralmente. Ma voi poi dopo avete anche registrato la signora, certo, mentre cantava? Io c'ho tutto il documento, certo, da lì si parte, registrata, super registrato, poi da lì quello che mi interessava l'ho riproposto con la Macina, facendo gli arrangiamenti, però parti da lì, e dalla voce popolare, perché inutile ti inventi niente, insomma. Grazie allora. Grazie a voi. È finito i bozzi buoni, c'è rimasti quelli tristi, venga avanti sti ministri, li volevo salutare.
gira la filandra, il padrone gli domanda e la seta come va, e la seta la va bene a ste povere sottiere, non le manda, non le manda, non le manda mai attaccata. La provina d'ora poi che mi viene da Milano, col provino sulla mano alle donne le fa tremare, e non giova medicine, la nostra bocca è tanto amara, il calor della caldara ci consuma la notte lì. È finito i pozzi buoni, c'è rimasti quelli tristi, ben galantissimi listi li volemo salutare.